Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Quest'oggi andremo a vedere una serie di skill di Cristiano Ronaldo, che purtroppo abbandonerà la Juve a breve per andare al Manchester United. E io personalmente ci sono rimasto malissimo da tifoso juventino, purtroppo però bisognerà andare avanti e le partite non saranno più le stesse. Speriamo di trovare un degno sostituto. Comunque vi mostrerò due o tre skill di Ronaldo e cercheremo di impararle insieme. La prima skill, ragazzi, sarà Ronaldo Chop, che consisterà nel fare un cambio di direzione improvviso dopo uno scatto molto potente. Faremo un salto, colpo col piede debole, saltiamo con il nostro piede forte così e andiamo verso il centro del campo. Poi con il nostro piede forte tiriamo in porta. È molto utile per lasciare sul posto l'avversario e andare verso il centro e puntare alla porta. La difficoltà principale è il salto, prendere bene il tempo e stare in equilibrio, farlo nel momento giusto. Un'altra skill molto importante è l'elastico samba, che consiste, molto brevemente ve lo spiego, stop con la suola, colpo col piede forte, e la mandiamo verso il piede debole, col piede debole la rimandiamo dal lato opposto e poi corriamo con l'avversario che va dalla parte opposta alla nostra. È molto efficace perché con questo doppio cambio di direzione, mentre l'avversario va verso il nostro piede debole, noi diamo un colpo e ci troviamo sul piede forte. È utile perché ci avvantaggia sia per il piede forte e sia perché è molto utile nello stretto, perché con tre tocchi riesco ad andare in porta. Ultima skill, che è quella fatta anche da Falcao nel futsal, consiste nel passare sopra il pallone col destro, poi col sinistro e poi andare in una direzione. O magari fare solo una volta la finta. Quindi suola di un piede, la andiamo verso il piede opposto, finta e la riprendiamo di suola. Poi qua dipende dal movimento dell'avversario, possiamo anche fare così. E come avete visto l'avversario pensa che la stoppiamo, invece io vado in porta, oppure così la fermo e vado dall'altra parte. L'ideale è farne 2-3 di fila e ubriacare l'avversario. Quindi se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi, 10 quali video vorreste vedere e 10 cosa ne pensate. Alla prossima!